adesso. Bene, vorrei iniziare questo intervento raccontandovi la storia di un piccolo paese del Giappone che si chiama Fudai, che è stato vittima, come tutta la costa giapponese, di uno tsunami pochi mesi fa, come sappiamo. Bene, in quel paese non è morto nessuno perché un sindaco negli anni 70, andando oltre l'irrisione della gente, ha costruito un muro alto 16 metri tra il villaggio e il mare per proteggere i cittadini. Quel sindaco, che allora è stato irriso, oggi è ricordato da tutti come un eroe. Perché ho citato questa storia? Perché vorrei parlare col presidente del partito del coraggio che serve per fare delle scelte che sono impopolari. Ora, questo tema è molto delicato, perché è facile dire: se c'è da fare una scelta impopolare, facciamola. Però poi, se non vinci le elezioni, la scelta impopolare non la puoi fare. E vorrei discutere del fatto che, quando si pensa a queste cose, tipicamente in tutti i partiti si cerca di giocare conquistando gli elettori del terreno avversario. Quindi si gioca sul fatto che, essendo noi di sinistra, dobbiamo conquistare gli elettori moderati, no? Ora, io in realtà non ho mai capito cos'è un elettore moderato. Soprattutto non ho mai capito cos'è un moderato in assoluto, perché, voglio dire, l'innamorato moderato è quello che va dalla fidanzata e gli dice: senti, io sono innamorato di te, ma poco, no? Oppure, non so, il medico moderato è quello che ti visita, ti dice: ascolta, tu hai la polmonite, io ti do questo medicinale che non ti cura del tutto, perché io sono moderato, però diventerà una bronchite e di quella non si muore, no? Allora, non è con la politica moderata che si risolvono i problemi. E ho la fortuna di avere di fianco una persona che nella vita ha fatto politica in un governo, il governo Prodi, che non è stato affatto moderato, ma ha preso i problemi e li ha risolti davvero, no? E allora mi chiedo e le chiedo: ma di fronte al fatto che viviamo in un paese in cui i giovani hanno un lavoro precario per la maggior parte, vivendo in un paese in cui, se pensi di costruirti una famiglia, quella su cui il centrodestra fa tanta retorica, non puoi farlo perché non puoi comprarti una casa, no, cosa vuol dire essere moderati? Vuol dire accettare come normale il fatto che, se sei giovane, la casa non te la compri, mentre se sei ministro te la regalano davanti al Colosseo? Questo è normale, questo è moderato, no? Oppure, di fronte, non so, a riforme della scuola che dicono che le classi possono avere solo 27 studenti, è moderato stare zitti? È moderato dire: vabbè, dai, 27 no, facciamo 26, un tanto al chilo? Allora, permettendomi di disobbedire a Pippo, io, invece di fare 7 minuti di fila a annoiarvi, cedo subito la parola al mio interlocutore e usiamo 14 minuti in due, se l'interlocutore è d'accordo. Grazie, bravo. Grazie ad Alessandro per questa domanda, e volevo anche ringraziare per essere stata invitata. Io ho accolto volentieri l'invito che Deborah e Pippo mi hanno rivolto, e ho ascoltato già cose molto interessanti nella prima parte di questa mattinata, e sono sicura che sarà così anche fino al pranzo di domani, a quello che ho capito. Va bene. Bene, ma questa domanda è un po' imbarazzante per me, perché chiedere a Rosy Bindi se è necessario essere moderati è un po' complicato, è una risposta troppo semplice per me. Ecco, io credo che il nostro partito sia chiamato in questo momento ad avere e a avere pensieri, ad avere a pronunciare parole molto chiare al paese, e essere capace di fare scelte che sono davvero coerenti con quei valori e con quella storia, che è la storia di un paese che abbiamo voluto una grande democrazia, che abbiamo voluto una grande democrazia europea, nella quale abbiamo realizzato, non senza limiti naturalmente, ma un equilibrio, quell'equilibrio che le democrazie vere conoscono, tra
le libertà e i diritti, tra la crescita e l'equità, e che oggi è così profondamente messo in discussione, certo da una crisi mondiale, ma soprattutto dal governo delle destre. Ecco, io penso che noi, siamo da questo punto di vista anche, se volete, un po' fortunati, perché io penso che le nostre idee oggi non solo sono giuste, ma forse intorno alle nostre idee oggi possiamo trovare e costruire anche il consenso. Voglio portare anch'io un esempio. Io conosco molto bene la Paola Pessina, che è stata sindaco di Rho, un ottimo sindaco, che ha perso le elezioni perché aveva costruito quello che doveva costruire, non solo una grande città che vicino a Milano faceva parte dello sviluppo di quella città, ma aveva costruito anche un campo di accoglienza come doveva fare per i Rom, e perse le elezioni. Qualche anno dopo Pisapia ha vinto a Milano, nonostante la propaganda di Zingaropoli e della costruzione delle moschee. Perché sta succedendo questo? Perché io credo che questa crisi che si sta mangiando non solo il nostro modello di sviluppo, ma anche le nostre scelte profonde di vita democratica, è stata causata da una sottovalutazione della dignità del lavoro, della dignità dei diritti delle persone. Ha fatto un altare al denaro che produce il denaro, ad un mercato senza regole, ha umiliato la politica come guida autorevole dei processi economici e finanziari, ha esaltato l'individualismo, il conflitto per il conflitto tra gli interessi. Ecco, io credo che le cause che hanno prodotto questa crisi non potranno essere la medicina per uscire da questa crisi. E il Partito Democratico su questo punto deve avere la forza di proporre l'alternativa vera. Allora, non ho dubbi da questo punto di vista. Noi non solo vinceremo le prossime elezioni, ma governeremo e ricostruiremo l'Italia se saremo coerenti fino in fondo con queste convinzioni profonde che sono condivise, io credo, anche dentro il partito, anche con sfumature diverse. Però penso anche che noi abbiamo il dovere in questo momento di creare un consenso forte anche tra quell'elettorato moderato nella vita del nostro paese, con il quale si è rotto un patto a un certo punto in Italia tra riformismo e moderazione. E questo ha causato in qualche modo anche una sorta di prigionia delle buone ragioni, anche del buon senso in questo paese, dentro il populismo e le degenerazioni berlusconiane. Noi abbiamo il dovere di creare il consenso anche dell'elettorato moderato intorno a questi principi fondamentali. Il lavoro deve essere posto al centro della vita, dei processi produttivi, e deve essere soprattutto il lavoro dei giovani e delle donne. E per questo un grande partito ha anche il coraggio di fare le scelte e dire dove si trovano le risorse. Ma come fa a dire Berlusconi che non può adottare ancora il decreto sullo sviluppo perché non ha le risorse? Le deve andare a prendere là dove sono e dove si sono accumulate in questi anni e dove sono il frutto dell'evasione, dell'illegalità, dei progetti criminali. Questo è il punto vero. Le risorse ci sono, si possono trovare e devono essere indirizzate verso la direzione e le scelte giuste. Da questo punto di vista noi non possiamo che essere radicali, ma dobbiamo esserlo con la forza della politica, che intorno a questi valori, a questi principi, ricostruisce un tessuto connettivo con l'elettorato moderato di questo paese. Oggi lo si può fare, più di ieri. Grazie.